L'argomento di cui andremo a parlare stasera, un argomento interessante, non so se qualcuno ha guardato i programmi sul sito. Allora, il titolo ve lo dico: come scegliere il giusto percorso evolutivo. Questo è il titolo dell'esposizione. Anche perché al giorno d'oggi su internet troviamo tantissimi oratori bravi, tanti maestri autentici e anche sedicenti maestri, non sono proprio autentici. Quindi si sa che in rete bisogna sempre un po' fare una cernita, discriminare un pochettino. Allora stasera cercherò di offrirvi un punto di vista. Ovviamente il mio punto di vista è sempre basato sull'antica tradizione indovedica, più precisamente Vaishnava, un punto di vista che vi aiuterà o vi fornirà quegli strumenti che vi permetteranno a grosse linee di capire, no? Se un percorso è autentico e se coloro che lo professano sono autentici. Allora, tra i molti sentieri spirituali, come riconoscere il giusto sentiero spirituale, evolutivo, yoga, chiamatelo come volete. Allora, ci sono dei criteri, prima di tutto dobbiamo considerare dei criteri per categorizzare e valutare vari sentieri percorsi. Allora, sulla base di questi criteri, scegliere il giusto sentiero diventerà molto facile. Direi autoevidente, diventerà evidente in sé. Allora, fra i vari sentieri religiosi io ne ho categorizzati tre, o meglio, li ho suddivisi in tre categorie di base. Allora, la prima categoria di cui parlerò si chiama esclusivismo. Sapevo che non mi avrebbero portato dall'acqua, quindi mi sono organizzato con delle caramelle. Si chiama esclusivismo. Il termine è abbastanza retorico perché parla un po' da sé. Allora, gli esclusivisti, o per meglio dire i seguaci di questo sentiero, affermano che la loro via è l'unica via esclusiva verso il divino, verso Dio. Quindi loro hanno la verità in tasca. Ma non solo, aggiungono anche che se noi non seguiamo il sentiero che loro presentano, questo lo dicevano una volta, non credo che lo affermano ancora, che si andava all'inferno. Oppure adesso, siccome il linguaggio deve essere politicamente corretto, più moderato, allora dicono magari che non si arriva a destinazione, che è appunto per uno che si è prefissato, diciamo, la meta è la realizzazione spirituale. Cosa succede? Che molte volte questo tipo di esclusivismo religioso, spirituale, degenera. Quindi può degenerare nel fanatismo o in violenza fondamentalista. Esistono ancora oggi delle religioni che purtroppo sono fondamentaliste e sono violente. Ma l'esclusivismo e il fondamentalismo non è solo in ambito religioso, lo possiamo trovare anche in altri ambiti, anche in ambito scientifico, per esempio. Ci sono alcuni scienziati che hanno il monopolio delle cattedre. Loro hanno stabilito delle teorie o delle verità che sono assiomatiche, non possono essere discusse. E se qualcuno presenta un punto di vista diverso, rischia di perdere anche il posto di lavoro. È successo, ci sono diverse storie a riguardo. Quindi loro dicono che senza il loro percorso, senza la loro via, non si arriva alla meta. Tutti noi conosciamo la storia del mondo occidentale,
storia dell'era oscura, Dark Age, che fu il Medioevo, che durò praticamente dal 1400. L'ultima strega fu bruciata nel 1900 in Argentina, quindi durò 600 anni, tantissimo. Vi cito una frase di Pascal a riguardo, Blaise Pascal, ne avete tutti sentito parlare, credo. Blaise Pascal era un filosofo, uno scienziato, e anche molto cristiano, tra l'altro, era molto credente, era una personalità veramente straordinaria, vissuto intorno al 1600-1620, visse pochissimo, sembra una quarantina d'anni, però insomma la sua vita ebbe senso, 40 anni ma vissuti bene. Questa è una frase di Pascal che dice che nessuno come nelle religioni ha compiuto violenza in modo così allegro ed entusiasta. La frase era in inglese, ho cercato di tradurla nel migliore dei modi. Qui invece andiamo in India, siamo a cavallo tra il 1800 e il 1900, quindi XVIII e XIX secolo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, che era il maestro spirituale di Srila Prabhupada, figura di grande asceta, intellettuale e devoto, lui diceva che la religione deve avere due componenti, e questo lo dicevano anche alcuni filosofi cristiani, cioè ci deve essere la mente e il cuore. Quindi lui diceva, la filosofia senza religione sfocia in una arida speculazione, diventa qualcosa di arido, che non porta a niente. Però diceva d'altra parte che la religione senza filosofia sfocia nel sentimentalismo e nel fanatismo. Perché il sentimentalismo è l'anticamera del fanatismo, cioè accettare in modo dogmatico, senza aver compreso. E quindi questo porta a difendere il proprio punto di vista in maniera aggressiva, perché non si hanno argomenti, in ultima analisi. Ora, lui diceva che queste due cose dovevano andare di pari passo, quindi fede e filosofia. Lui aveva, sebbene lui stesso aveva creato un'istituzione, aveva 60.000 discepoli, tantissimi. Aveva creato un'istituzione proprio che svolgeva diverse attività missionarie, prevalenti in India, Birmania, quelle zone lì. Allora c'è uno scritto che lui scrisse riguardo alle religioni esclusiviste e fondamentaliste. È una frase molto forte. Ora dice, la Chiesa che ha avuto la migliore possibilità di sopravvivere in questo mondo dannato è quella dell'ateismo sotto la maschera conveniente del teismo. Le Chiese si sono sempre dimostrate le più fedeli sostenitrici delle più grossolane forme di mondanità, per le quali perfino i peggiori dei criminali non ecclesiastici provano orrore. Avete capito tutti? No. In sostanza sta dicendo che le chiese secolarizzate si sono presentate come teistiche, come credenti, però erano mascherate. In realtà c'era molto ateismo dietro la facciata. Dice che hanno portato avanti così, cioè il loro credo in maniera così violenta alle volte, che perfino un criminale che non è religioso, in inglese viene usato il termine recoil. Recoil vuol dire proprio avere una, indietreggiare, avere una, io ho tradotto il termine con orrore, non è proprio un'accezione più forte, però ci sta, insomma. Hai capito? Si capisce. Allora lui continua dicendo, non è per fare alcuna opposizione volontaria
agli ordinamenti clericali che vengono fatte queste osservazioni. Quindi sta dicendo, io non è che critico in maniera così gratuita, perché mi piace criticare altri ordinamenti religiosi. Dice, lo scopo originale delle chiese stabilite nel mondo può non essere criticabile. Cioè, molte di queste religioni sono partite bene, il loro fondatore era veramente una persona elevata. Sono partite bene. Continua dicendo, ma nessun ordinamento religioso stabile ha ancora avuto successo nell'istruire le masse. Quindi queste religioni secolarizzate, eccetera, esclusiviste, hanno avuto poco successo nell'educare le masse in senso lato. Hanno avuto successo perché, possiamo vedere, ci sono state tante correnti mistiche, eccetera, in tutte le religioni. Sono state tante correnti mistiche, come ad esempio nel cristianesimo, nell'islam, eccetera, no? Di santi. Infatti, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvati era molto consapevole di questo. Lui diceva, se io riesco a rendere una persona pura, dice, dichiaro che la mia missione è di successo, basta una persona pura. Si dice alle volte che un albero profumato può profumare tutta la foresta, basta un albero profumato. Quindi lui diceva, tentiamo, e infatti lui ha creato diverse personalità elevate, evolute, per esempio Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che poi ha incarnato appieno il suo spirito missionario e ha divulgato il movimento per la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Però non voglio attaccare le religioni monoteiste medio orientali, questo è un fenomeno trasversale che è successo anche in India con i sacerdoti di casta, che erano particolarmente ingiusti e iniqui verso le classi più deboli. Sono stati loro primariamente che hanno rovinato la cultura indiana, oltre che al colonialismo inglese, le incursioni islamiche, eccetera. Erano molto crudeli, molto cattivi, no? Vediamo tutti che anche Gesù fu crocifisso da chi? Non fu? Sì, dal punto di vista fisico, materiale, fu crocifisso dai romani. Ma chi istigò i romani a crocifiggerlo? Furono i preti del tempo. Lui li chiamava sepolcri imbiancati, pieni di ossa e putrefazione. Nel senso, apparivano puri o come tali, però dietro la facciata erano molto materialisti. Come si dice, atei travestiti da teisti. Quindi se una religione è dogmatica, è esclusivista, crea violenza, crea conflitto con gli altri. Infatti un percorso spirituale deve avere un lato filosofico molto pronunciato. Quindi noi possiamo dialogare anche con le altre fedi, con le altre religioni, non sulla base di un dogma o di un principio dottrinale, ma su una base filosofica. Infatti Bhaktivedanta Swami Prabhupada era sempre molto filosofico quando parlava con le persone. Direi quasi pragmatico. No? Usava argomenti molto empirici, che uno poteva proprio capire a livello tangibile. Allora lui faceva l'esempio del sole. Diceva, il sole è uno per tutti. Non esiste solo il musulmano, solo il cristiano, zoroastriano. Il sole è uno per tutti quanti. Magari ognuno lo percepisce in modo diverso, lo chiama con un nome diverso, però alla fine si parla sempre dello stesso astro. Così lui diceva, questo è Dio. Dio è uno per tutti quanti. Ecco, questo è un ragionamento filosofico attraverso il quale possiamo dialogare sull'esistenza di Dio. Oppure parlava anche dell'oro. L'oro a 24 carati. Non esiste oro indiano, oro musulmano, oro manicheo, eccetera. L'oro è uno per tutti. Recentemente sentivo un dialogo che lui ebbe con un gruppo di professori all'Università di Johannesburg in Sudafrica.
Allora lui gli chiese, ma secondo voi, chiese a questi professori, perché diciamo la sua predicazione, il suo modo di presentare la filosofia era sempre un po' mordace, graffiante, no? Allora chiese a questi professori, ma secondo voi la reincarnazione è dottrina o è scienza? È dottrina, religione? Allora lui gli fece degli esempi, disse, un bambino cambia corpo, quindi passa, cioè quell'anima incarnata in una forma di bambino, a un certo punto si trasforma in giovane, poi in adulto e poi in anziano. C'è un cambiamento di corpo, è evidente. Il soggetto, la persona, rimane sempre la stessa. Però c'è un cambiamento di corpo. Per esempio diceva, in un bambino non c'è il desiderio sessuale. È assente. Un bambino non ha la barba. Quando inizia a manifestarsi o il desiderio sessuale e la barba, vuol dire che c'è stato proprio un cambio di corpo. Quel corpo di bambino se n'è andato via. Allora, diciamo, in quell'assemblea di insegnanti, di professori e insegnanti, c'era un indiano che era quello più scettico. E diceva, no, ma questa è fede. Diceva, no, non è questione di fede. Un bambino musulmano cambia corpo come cambia corpo un bambino cristiano, un bambino indù. Il cambiamento di corpo è un fatto osservabile, non è una questione religiosa. Ecco, lui spiegava le cose in questo modo, in modo filosofico. Direi quasi, anzi senza il quasi, scientifico. Non era mai dogmatico. No? Le cose le spiegava sempre con raziocinio. Comunque, per ritornare alle religioni esclusiviste, è tipico proprio delle religioni tribali essere esclusiviste, delle religioni proprio chiuse. È come la rana del pozzo, c'è in sanscrito si dice Kupa Manduka Nyaya. Kupa vuol dire il pozzo, Manduka vuol dire la rana, Nyaya vuol dire logica, la logica della rana nel pozzo. Un gruppo di rane avevano sempre vissuto in quel pozzo, che è largo 2-3 metri, anzi avevano una circonferenza di 5-6 metri, quando una di loro riuscì a uscire dal pozzo e vide l'oceano. E vide che era una massa d'acqua enorme. Ritornò nel suo pozzo e cercò di descrivere questa massa d'acqua enorme che aveva visto. E tutti cercavano di fare congetture sulla base dell'esperienza che avevano. Cioè, loro avevano sempre vissuto in quel pozzo lì, quindi per loro era impossibile arrivare a capire la grandezza dell'oceano. Quindi quando gli chiesero, ma è 2 volte più grande, 3 volte, 4 volte, e non riuscivano mai a... perché non avevano l'esperienza. Quindi è la stessa cosa. Uno ha sempre avuto... Io ho sentito varie affermazioni di persone che dicevano, come la mia la religione non ce ne sono, e non conoscono nient'altro delle altre. Per studiare bene una tradizione ci vuole una vita, ci vogliono anni e anni di studio per capirla profondamente. Non è così facile. Quindi un fenomeno va approfondito, altrimenti non riusciamo a capirlo. A proposito di fondamentalismo, mi ricordo, mi trovavo negli anni 90 o 91, ero in Grecia che facevo divulgazione per il movimento di cui faccio parte. Distribuivo delle Bhagavad Gita per i negozi, allora mi trovavo in questa città, una delle città più grosse della Grecia. C'è questo viale proprio sempre molto affollato, specie il sabato, e è un po' come Corso Palladio a Vicenza, l'avete visto tutti quanti, no? Proprio, non solo un po' più stretto. E mi ricordo io e questo mio confratello entrammo in questo negozio e li facemmo vedere, c'era una signora di mezza età, un negozio di abbigliamento, e li facemmo vedere una Bhagavad Gita e le spiegammo che era un libro di yoga.
E dice, bene, polioreo, bene, lo compro, no? E quindi lo prese. Quindi noi tutti contenti, così prendemmo il compenso che ci aveva dato, uscimmo. Quando a un certo punto stavamo camminando sul viale, sentimmo questa qui che uscì come una pazza dal negozio e urlava, eretici, eretichino, diceva in greco, eretichi, eretichi. Io e quest'altro mio amico ci guardavamo, però c'era così tanta gente che riuscimmo a... A un certo punto tutta la gente iniziò a guardarsi intorno, no? Ma chi sono questi eretici, no? E quindi piano piano ce ne andammo. Ecco, questo è un esempio di mentalità esclusivista, no? Un esempio della mia vita personale, no? Quindi questa mentalità cos'è che fa? Mette fuori campo le persone intelligenti. Le persone intelligenti non possono accettare un punto di vista di questo tipo. Per esempio, l'unigenito figlio di Dio, si dice, no? Ci sono persone in questo mondo, io mi ricordo negli anni 80, no prima, io nacqui negli anni 60, nella provincia di Treviso, e noi siamo in quattro fratelli nella mia famiglia. Mi ricordo c'erano molti miei compagni di scuola che avevano 7-8 fratelli, c'erano famiglie molto numerose, no? A quel tempo c'era proprio il baby boom, no? C'era proprio, come si dice, il boom economico in Italia, quindi la gente poteva permettersi i figli. Nelle società industriali le persone non possono permettersi i figli. Invece nelle civiltà rurali le persone devono avere figli, perché altrimenti chi aiuta a lavorare la terra, i campi, no? Quindi questa è un po' la differenza. E quindi c'erano molti figli, c'erano molti bambini che nascevano. Quindi dire che Dio ha un figlio solo è, insomma, una cosa abbastanza limitante. Allora noi di chi siamo figli? Sicuramente può essere un figlio caro, un figlio veramente speciale per suo padre, per il Padre Celeste, ma se già una persona ordinaria ha tanti figli, perché Dio ne deve avere uno solo? Ecco, questo. Quindi le persone intelligenti non accettano questo punto di vista, no? Perché? Perché se Dio è limitato, perché ci deve essere un solo percorso religioso? Perché ci deve essere una sola via? Ovviamente ce ne saranno diverse, ed è giusto che sia così. Ce ne sono diverse perché esistono diversi popoli, diversi tipi di mentalità, diversi tipi di culture, no? Quindi il messaggio va sempre presentato in accordo a, in sanscrito si dice, Desha, Kala, Patra. Luogo, tempo e circostanze, in modo che la gente sia ricettiva al messaggio. Quindi le persone che ragionano concludono, se Dio è limitato perché ci deve essere una sola religione che deve essere accettata da tutti. E questo non è possibile. Il secondo punto di vista, quindi abbiamo parlato dell'esclusivismo, giusto? Il secondo criterio si chiama pluralismo. Qua ci siamo, vero? Allora, il pluralismo è la nozione che ci sono molti sentieri verso Dio. Ciò può essere espanso al punto in cui si dichiara che i percorsi per il divino sono tanti quanto le persone. Adesso si usa un termine, un parolone, scusate, si chiama soggettivismo radicale. Vuol dire che uno si crea la propria filosofia, in poche parole, no? Quindi libera interpretazione, specie poi nella religione, perché l'idea è che la religione è una cosa molto soggettiva e quindi molto interpretabile, non è qualcosa di preciso, cioè non c'è un percorso ben definito, ecco, all'interno della religione, è qualcosa di molto emotivo, no? Molto sentimentale. E invece no, le religioni hanno quelle proprio autentiche, con la R maiuscola, hanno dei metodi di ricerca, si chiama epistemologia, degli strumenti attraverso i quali si può comprendere la realtà. Quindi nella tradizione vedica, per esempio, c'è una epistemologia molto, molto rigida, no? Ci sono proprio dei binari attraverso i quali il praticante deve viaggiare, quindi uno...
per esempio nel cristianesimo Martin Lutero, per diciamo rimediare alla corruzione della Chiesa, aveva detto che ognuno poteva interpretare liberamente la Bibbia, non c'erano bisogno di intermediari. Questo è vero fino a un certo punto, se noi andiamo all'università e ci acquistiamo tutti i libri, però se non c'è un professore o un insegnante che ci spiega, non arriveremo mai a laurearci. Quindi l'insegnante, il guru, il maestro è importantissimo nella tradizione. Certo, il maestro non è qualcuno che ti depotenzia, che non è un aiutante magico per cui lui fa tutto e tu stai lì e ti rilassi e a un certo punto diventi illuminato. Il maestro spirituale ti indica la via. Questa può essere... Esistono questi tipi di relazioni patologiche fra guru e discepolo, ma non sono sane. Il maestro spirituale insegna al discepolo a camminare con le sue gambe, gli mostra la via, gli mostra il percorso, il darshan, ma poi deve essere il discepolo che si rimbocca le maniche e segue il percorso. C'è un aforisma in India che fu coniato da Ramakrishna. Avete mai sentito parlare? Ramakrishna è un filantropo, ha aperto molti ospedali, ci sono ancora adesso in India Ramakrishna Mission o questi Dharmashala, luoghi dove viene distribuito cibo. E lui aveva coniato uno slogan che diceva Yatomat Tatopat. Ci sono tante vie, infinite vie, e tutte conducono alla stessa meta. Invece Prabhupada diceva, se tu acquisti un biglietto tu ti trovi a Boston e acquisti un biglietto per New York, cioè non è che vai a Los Angeles, quindi non è proprio vero che tutte le vie portano alla stessa meta. Dipende. Quindi il pluralismo è così. Il pluralismo crea una mentalità debole dal punto di vista spirituale. Per esempio, vediamo adesso con la New Age. La New Age è un coacervo di idee, di pensieri, eccetera, ma non è intelligibile come percorso. Poi molti di quelli che abbracciano la New Age hanno un punto di vista monistico. Avete mai sentito questo termine, monistico? Che è una forma di ateismo sottile, elegante, non è proprio teismo, perché loro definiscono poi il Supremo, tra l'altro, come qualcosa di astratto. Quindi se tu, diciamo, definisci Dio come qualcosa di astratto, è come se dicessi che non è una non entità. Per esempio, io descrivo una persona qui presente e uno mi chiede, ma descrivimi l'aspetto fisico e così via. No, è solo un nome così, un'entità. Lo offendo anche perché sto dicendo che non ha gambe, non ha braccia, è sordo, è muto, eccetera. Mentre nei percorsi proprio spirituali, quelli profondi, la divinità è sempre definita come un essere, come un'entità. Se noi siamo persone, come possiamo affermare che la fonte di tutte queste personalità, Bhavanam, no? Sia impersonale, sia qualcosa di astratto. Se Dio è la fonte di tutto, la personalità originale deve essere in Dio, a maggior ragione, deve essere in Lui. Quindi non si parla di antropomorfismo, cioè che noi tentiamo di dare una forma a Dio. Questo è teocentrismo. Noi abbiamo una forma perché ce l'ha Dio e non viceversa. Questo è il discorso. Quindi sembra che il pluralismo promuova la tolleranza, spesso invece da nascita all'impotenza spirituale, perché alla fine tu non hai, come mi disse tempo fa, mi disse una persona, io non seguo nessuna religione, nessun maestro, io seguo tutte le religioni e tutti i maestri. E io gli risposi, quindi sei discepola di tutti e discepola di nessuno, alla fine. Seguo tutti, ma alla fine non segui neanche uno. C'è
Certo, uno può avere un percorso, non vuol dire che deve essere esclusivista, come ho detto prima, e denigrare tutti gli altri. Da quel percorso può apprezzare tutti gli altri, può apprezzare la molteplicità e l'autenticità anche delle altre correnti religiose. Certo. Adesso faccio un esempio per far capire meglio esclusivismo e pluralismo. Allora, la religione può essere, la paragoniamo a un'università, che educa gli studenti alla conoscenza e all'amore per Dio. Ecco. Quindi nell'esclusivismo si afferma: la mia è l'unica università che produca dei medici. Quindi i professori dell'Università di Padova dicono: questa è l'unica facoltà che laurea e specializza medici. Tutte le altre non sono autentiche. Come vi sembra? Sicuramente l'Università di Padova è una delle università più antiche del mondo, tra l'altro, no? Un'università di grande prestigio. Però dire che c'è solo quella mi sembra abbastanza riduttivo. Esistono università in tutto il mondo veramente di livello molto alto. Quindi questo è l'esclusivista. La mia università è l'unica università che produce dei medici. Quindi questa è un'ovvia dichiarazione fanatica e fallace. Invece nel pluralismo si dice, anzi forse è peggio il pluralismo dell'esclusivismo, perché nell'esclusivismo almeno hai una, appartieni a una tradizione, segui una tradizione autentica. Invece nel pluralismo si dice, quindi è peggio anche, perché si dice che tutti gli edifici di Padova sono delle università. Quindi voi potete entrare in qualsiasi edificio e lì vi laureate. Non sembra proprio il caso, no? Dovete entrare nell'edificio giusto. Adesso parliamo del terzo concetto, del terzo criterio. Quindi abbiamo parlato di esclusivismo, poi abbiamo parlato di pluralismo. Adesso parliamo del terzo criterio che si chiama inclusivismo. Adesso ci siamo. Allora, l'inclusivismo spiega che non è che ci sono molti sentieri, dice, ma di base ce n'è uno, che include vari livelli. Infatti Prabhupada diceva sempre che la religione, ce n'è uno solo che include vari livelli. Diceva sempre che la religione in ultima analisi è una. Nel Bhagavad Purana, sesto canto, si afferma Dharmam tu sakshat Bhagavat hi pranitam, che i principi religiosi può darli solo Bhagavan. Cioè i principi religiosi, Prabhupada gli spiegava in questo modo, sono le leggi date da Dio. Ecco, questi sono i principi religiosi, i principi del Dharma, ciò che costituisce l'ordine sociocosmico. Ecco, questa è la religione. Quindi ce n'è una per tutti, però come ho detto agli esordi, in accordo a tempo, luogo e circostanze, discendono diverse incarnazioni, diverse personalità, definite in sanscrito avatara, che divulgano il sapere sacro in accordo alla coscienza degli interlocutori. Quindi il sentiero spirituale, in ultima analisi, è uno solo. Sono come le leggi dello Stato. Qui è stato stabilito che si deve tenere la destra. Se uno non tiene la destra e va a sinistra, è molto probabile che si faccia male, fa male a qualcun altro, e non solo, viene anche sanzionato. Non so se vi è mai capitato di trovarvi in autostrada e incontrare uno che vi viene in contromano. Vi è mai successo? A me è successo una volta. Eravamo io e Citra, stavamo andando verso Viareggio in un curvone dell'autostrada, un curvone veloce. Tutto un tratto mi sono trovato una macchina davanti.
e ho avuto l'accortezza di sterzare senza perdere il controllo della macchina. Quindi lo Stato ha stabilito delle regole, delle leggi, e se noi non le seguiamo sono guai. E così anche è creato. Esiste una sola religione. Sono le leggi di Dio, le leggi cosmiche. Infatti il termine Dharma ha un serbatoio di significati molto vasto. All'interno del termine Dharma esistono almeno 12, 13, 15 termini. Quindi capite che dire religione basta è abbastanza limitativo, è abbastanza limitante. Quindi, in accordo alle motivazioni con cui noi avviciniamo un percorso spirituale e avviciniamo il divino, allora intraprenderemo una via. Nella Bhagavad Gita, capitolo 4, verso 11, Krishna spiega ad Arjuna: Yeyatamam prapadyante tamstataiva bhajamyaham. Krishna spiega ad Arjuna che in accordo a come una persona o all'intensità della sua sottomissione, dice Krishna, io mi rivelo a lui. Quindi più è forte l'abbandono, più il Signore si rivela. Infatti c'è un detto anche cristiano che recita: se tu fai un passo verso Dio, Dio ne fa 100 verso di te. Bhaktisiddhanta Sarasvati, il grande maestro che ho menzionato prima, diceva: non cercate di vedere Dio, agite in modo che Dio vi veda. Diceva questo. Quindi, in accordo alla sottomissione, una persona intraprende un percorso. Un altro verso meraviglioso che si trova nella Bhagavad Gita 7:16, capitolo 7, verso 16, se riuscite a studiare questi versi, a leggere il commento, sono bellissimi, vi aiutano ad approfondire la vostra comprensione. Krishna dice: Chaturvidha bhajante mam. Chaturvidha vuol dire chatur, vuol dire quattro, vidha, categorie, tipi, quattro categorie, quattro tipi. Chaturvidha bhajante mam. Di persone, Krishna dice, mi adorano, bhajante mam, adorano me. E menziona quali sono. Arto vuol dire la persona che sta soffrendo. Ma perché soffro? Non ce la faccio più. E si rivolge a Dio per lenire il suo dolore, la sua sofferenza. Arto Jighyasu. Jighyasu è una persona che è inquisitiva, che ha iniziato a farsi domande su Dio. Chi è Dio? Come è fatto? Eccetera. Arto Jighyasu, Arta Arti, vuol dire una persona che cerca i soldi, che cerca di diventare ricco, si avvicina alla religione con questo tipo di scopo, che è sempre uno scopo nobile, perché alla fine, infatti, Krishna definisce queste categorie di persone come sukritina, vuol dire persone buone, persone pie. Arto Jighyasu Artarti Gyani Chabaratarshaba. E poi spiega la quarta categoria, il Gyani. Il Gyani è proprio la persona sincera, evoluta, che desidera veramente conoscere Dio. Allora un grande maestro della tradizione, un grande commentatore della Bhagavad Gita, spiegava che se noi avviciniamo un percorso spirituale, dobbiamo alzare la nostra motivazione. Perché se noi ci fermiamo a livello di curioso o sofferente, quando noi avremo smesso di soffrire, quindi avremo risolto i nostri problemi così o psicologici o fisici, e anche i nostri problemi economici, io ho visto tante persone avvicinare la vita spirituale, riprendersi, ma ritrovare anche un buon lavoro, eccetera, e dopo un po' sparire. Caro Signore, ci vediamo più avanti? Adesso sono a posto. Quindi quella motivazione non è sufficiente. Allora Visvanatha Chakravarti Thakur, questo grande maestro, grande commentatore della Gita, dice che noi dovremmo elevare la nostra motivazione almeno a livello di curioso.
ma chi è questo Dio? Lo voglio conoscere. E quindi inizia ad acculturarsi. Noi abbiamo tanti libri, tante informazioni a riguardo di Dio. Prabhupada diceva scherzosamente, sappiamo come si chiama, dove abita, il paese dove, la città dove abita, Vrindavana, conosciamo l'indirizzo, conosciamo il nome di suo padre e anche il nome di sua madre, il nome dei fratelli, tutti i dati anagrafici ci sono. Sono lì presenti, no? Quindi basta informarsi. Ecco, quindi la motivazione va alzata. Poi ho menzionato altre quattro tipi di motivazioni che sono analoghe a quelle che ho appena menzionato e anche un po' diverse. Allora si parla di paura. Una motivazione può essere anche la paura. Se non seguo le leggi di Dio, Dio mi castigherà. Possiamo vedere questo nel Vecchio Testamento. No, quindi un Dio vendicativo che se sgarravi, insomma, te la passavi brutta. Sì, sì, esatto, sì. Sensi di colpa, eccetera. Però va anche, può andare bene anche all'inizio, perché noi dobbiamo avere paura, cioè, in un certo senso, non di un Dio vendicativo, perché Dio è amore, Dio non è cattivo, Dio non. Sono le leggi della natura che a volte ci bastonano, le leggi del karma. La natura è un sistema automatico, quindi se tu schiacci un bottone avrai un determinato risultato. Non è Dio che è un cattivo che ti vuole far soffrire o punire a tutti i costi. No? Come ho detto prima, noi dobbiamo aver paura che se trasgrediamo le leggi dello Stato magari verremo puniti. Quindi all'inizio un po' di paura, dobbiamo averla se ci comportiamo male, un po' di timore, un minimo senso di colpa, voglio dire, come quando guidiamo una macchina, se si accende la spia vuol dire è un buon segno, no? Così un po' di senso di colpa ogni tanto va anche bene a averlo. Certo, se la spia poi è sempre accesa, allora lì c'è un altro guaio. Può essere che magari noi abbiamo sempre dei sensi di colpa, ma allora a quel punto è un problema psicologico, non è più. Però se abbiamo dei sani sensi di colpa, alle volte va anche bene, no? Vuol dire che abbiamo una coscienza, no? C'è gente che non ce l'ha la coscienza, non si fa nessun scrupolo. Quindi paura, desiderio, ci sono molte cose che voglio, se mi avvicino a Dio, se lo prego, Lui me le darà. E ci sono esempi nelle scritture di persone che sono diventate ricche adorando Dio. Poi si sono rese conto che avevano chiesto dei cocci di vetro in realtà, quando hanno avuto, alla fine hanno avuto la visione, il darshan del divino, hanno capito che quello era il diamante, che avevano desiderato delle cosette di poco conto, insomma. Quindi l'esperienza del divino è così appagante, è così soddisfacente che uno non desidera più nessun'altra cosa in questo mondo. Quindi il desiderio, il dovere, qui già ci siamo, Dio mi ha dato tante cose, lo devo ringraziare, devo essere grato. Alle volte si festeggia il giorno della gratitudine, ci sono alcuni gruppi che hanno inaugurato questo tipo di feste, il giorno della gratitudine. Noi dovremmo sempre essere grati a Dio, come pregava San Francesco nel Cantico delle Creature, no? E ci ha donato tante cose meravigliose. Poi l'ultimo stadio è l'amore. L'amore è il totale abbandono a Lui. Allora a quel punto uno non desidera più niente. C'è l'esempio di un grande spiritualista, grande devoto, nel Bhagavad Purana, nel settimo canto. Qualcuno di voi si ricorda chi era? Chi è? Settimo canto, Prahlad Maharaj. Il Maharaj, ok, Prahlad Maharaj. A un certo punto la divinità apparve e gli disse: hai sofferto così tanto per il mio amore. Lui aveva un figlio, un padre, che era proprio il demone per antonomasia. Un maestro l'ha definito la suprema personalità del demone. Cioè la suprema personalità di Dio e lui era la suprema personalità del demone. Non ci fu mai nella storia un demone più potente di lui, terrorizzava l'universo intero. Bastava che aggrottasse le sopracciglia
e tutti erano terrorizzati di lui, eccetto una persona non aveva paura di lui. Chi era? Prahlad Maharaj, suo figlio. E non riusciva a capire. A un certo punto, spazientito, scocciato, gli disse: ma da dove prendi tutta la forza che hai? E Prahlad gli disse: la prendo da dove la prendi tu? Da Vishnu. Appena pronunciò il nome di Vishnu, apriti cielo. E tentò in diversi modi di assassinarlo, e non ci riuscì mai, perché Vishnu lo proteggeva sempre. Quindi gli fu data una torta avvelenata, fu buttato in una fossa di serpenti, fu messo sotto alle zampe di alcuni elefanti, niente. Il padre era esasperato, non riusciva ad ucciderlo. Alla fine di Singhadeva pensò: quando è troppo, è troppo. Quindi apparve e lo dilaniò letteralmente. Nisingadeva, Bhagavan, Krishna, esatto, l'avatar di Krishna. E quindi Nisingadeva era mosso, il suo cuore era pieno di compassione per Prahlad, e gli disse, dimmi qualsiasi cosa, te la darò, chiedimi qualsiasi cosa. E lui gli rispose: Signore, io non sto mercanteggiando con te, sto facendo affari con te. Non voglio, voglio solo servirti. L'unica cosa che desidero a te è servirti vita dopo vita. Ecco, questa era la motivazione di Prahlad. Poi ci sono esempi di tanti altri devoti nelle scritture. Quindi ci arriviamo verso la conclusione. Resistete ancora un po', abbiamo quasi finito. Ritornando all'analogia dell'università. Un'università o il livello di una università di medicina può essere valutato in base al calibro e alla competenza, prima di tutto, dei suoi laureati e dal progresso dei suoi studenti. Quindi se uno si laurea ad Oxford o a Harvard, sicuramente troverà subito lavoro in qualsiasi parte del mondo. Quindi si sa che questa università proprio forma delle persone veramente competenti. Anche le università italiane. Pensate, c'era una donna in Sicilia che non riusciva neanche a trovare lavoro come bidella. Proprio era una degli ultimi in graduatoria. Cosa fece? Emigrò all'estero e adesso dirige la facoltà di neuroscienze all'università di Harvard. Quindi neanche la bidella riusciva a fare. Quindi ci devono essere anche le persone che riescono a valorizzarti, a tirare fuori il meglio di te. Quindi una persona può essere di grandi talenti, ma se non c'ha gli insegnanti adeguati, i suoi talenti, gli altri si connettono e chi c'è, verranno persi. Quindi il livello di coloro che si sono laureati e di coloro che si stanno avviando verso la laurea, che stanno facendo il percorso. Allo stesso modo, il livello di un sentiero religioso può essere usato dal calibro dei praticanti maturi e dal progresso dei neofiti che stanno progredendo verso lo stadio più elevato. Allora adesso la domanda finale è: che sintomi dovremmo cercare tra i praticanti maturi di un sentiero spirituale? Quali sono i sintomi? Adesso li enumero. Allora, il primo è conoscenza sistematica e profonda di Dio, che risponda a tutte le domande fondamentali della vita e che stabilisca Dio come l'essenza e fine dell'esistenza. Quindi un maestro deve essere in grado di rispondere a tutte le domande esistenziali, di sciogliere ogni dubbio esistenziale, e non solo, deve sempre far riferimento alla tradizione, in realtà, deve sempre far riferimento alle scritture. Come un avvocato quando difende il suo cliente fa sempre riferimento ai testi di giurisprudenza, proprio per, come si dice, rinforzare il suo argomento. I grandi maestri della storia facevano sempre riferimento alle scritture, proprio per evitare che in futuro
ci fossero degli impostori che si presentavano come maestri senza averne le qualifiche. Quindi un maestro autentico fa sempre riferimento agli Shastra, Shastra Chaksus, vede sempre le cose in accordo ai canoni scritturali. Certo, deve avere il buon senso per applicarli nel modo giusto, perché se non li applica nel modo giusto, con senno filosofico e profondità, si rischia di andare di nuovo verso l'esclusivismo, verso il fanatismo religioso. Goethe, il Dante tedesco, diceva che il buon senso va sempre messo davanti alla tradizione e non viceversa, si capisce? Cioè che uno deve sempre interpretare le scritture con buon senso, con intelligenza, con capacità. In sanscrito dice daksha, una delle qualità di un devoto elevato è che è esperto ad applicare l'insegnamento delle scritture. Perché dice Rupa Goswami, un altro grande maestro, dice se uno non fa riferimento agli shastra, possono essere shastra islamici, cristiani, non sto dicendo che devono essere per forza gli shastra vedici, ma devono esserci gli shastra. Dice crea disturbo nella società. Utpatayaiva kalpate. Utpat vuol dire proprio disturba la società e porta avanti un sentiero spirituale definito Kaitava Dharma, una religione fasulla, una religione imbroglio che svia le persone. Quindi una conoscenza sistematica profonda di Dio che risponda a tutte le domande fondamentali della vita e che stabilisca Dio alla fine come fine dell'esistenza. Quindi lo scopo del cammino spirituale o del cammino yogico, eccetera, è yoga, che vuol dire riconnessione col divino, riunione con la nostra fonte originale. Yoga viene dalla radice sanscrita yuj, che vuol dire collegarsi, connettersi. Poi il secondo criterio è amore profondo per Dio che si esprime in questo modo. Quindi se uno ama Dio, lo dimostra in questa maniera. Desiderio costante di adorare Dio, quindi desiderio costante di adorarlo, in quale modo? Cantando il suo santo nome e gustando il suo messaggio d'amore. Quindi tale persona è sempre desiderosa, sempre ansiosa di dedicarsi alla meditazione, alla preghiera e di ascoltare altri che parlano del messaggio divino. Un maestro, Rupa Goswami, che ho già menzionato prima, diceva, proprio palesando il suo alto livello di coscienza, di amore estatico per Dio, diceva: due orecchi sono troppo pochi, una lingua non basta. Vorrei avere migliaia di lingue, migliaia di orecchi, perché due sole orecchie e una sola lingua non sono sufficienti per, come si dice, per gustare appieno tutta questa misericordia, questa gioia, questo nettare che viene dalla recitazione e dall'ascolto della gloria del Signore. Quindi procura una grande estasi. Nella Bhagavad Gita 9.14, vi consiglio di studiare anche questo verso, uno dei versi chiave della Bhagavad Gita. Krishna dice, Satatam Kirtayantam Mam, dice, i Mahatma, poi Prabhupada spiega, un Mahatma non è un politico, un Mahatma è un devoto. Satatam Kirtayantam Mam, Yatantas Chadri Dabrataha, dice, lui desidera costantemente glorificare il Signore e servirlo. Proprio a questo anelito costante, proprio questa sete forte per glorificare così, ed ascoltare ciò che riguarda il suo Signore amato. Poi, cura, interesse ed empatia verso tutti gli esseri viventi. Questo è un criterio molto importante. Cura ed empatia. Ci sono alcune religioni che sono antropocentriche. Esiste solo l'essere umano. Tutti gli altri esseri sono carne da macello, eccetto due specie, cani e gatti.
tutti gli altri. Recentemente camminavo, andavo in bicicletta, in pista ciclabile, e da lontano vidi una signora con una carrozzina per bambini, quelle gemellari, no? Ho pensato, oh, che bello, gli italiani, insomma, i figli li fanno ancora. E mi avvicinavo sempre di più, a un certo punto le passai di fianco e guardai dentro alla culla per vedere questi due gemellini, che sono molto carini, e invece vidi due cani. E infatti Prabhupada disse, per voi occidentali i cani sono molto importanti. You are very fond of dogs. Niente di male, eh? Uno può volere bene un animale, per carità di Dio. Però non è che amare gli animali si riduca a due specie e basta. Stamattina parlavo con un vicino di casa che diceva bisogna rispettare la dignità di tutta l'umanità. Io dicevo bisogna allargare questo punto di vista, bisogna estenderlo a tutte le creature, anche alle formiche. Infatti un religioso autentico cercherà di non recare danno neanche un po' un insettino, starà sempre molto attento. Poi vabbè, fare violenza alle volte è inevitabile, però per quanto è possibile lui cerca di ridurre la sua violenza proprio ai minimi termini. Quindi vede tutti gli esseri, sia umani che non, come membri familiari nella famiglia universale di Dio. Ecco, questo viene molto bene descritto nella Bhagavad Gita in un meraviglioso verso, che è il 5.18. Bhagavad Gita, capitolo 5, verso 18. Vidya Vinaya Sampanne. Parla della visione del Brahman, della visione del saggio, che vede le cose in maniera equanime. Quindi lui fa distinzione in termini di corpi fisici, però vede che all'interno di ogni corpo esiste la stessa anima spirituale. L'anima è indivisibile, è non duale, quindi non possono esistere vari tipi di anime. L'anima è una per tutti quanti, come affermano alcune religioni, l'anima vegetale, l'anima umana, l'anima animale, no, l'anima è una per tutti. Ecco, quindi mostra rispetto e dà dignità, offre dignità a tutte le creature. Poi l'ultima è distacco da indulgenze materialistiche e da vari tipi di dipendenze. Quindi anartha in sanscrito vuol dire ciò che non è desiderato, quindi vuol dire che non deve essere una persona viziosa. Un mio amico mi raccontava, c'è una maestra di yoga di Grido che ha fatto un seminario, è conosciuta in tutta Italia, ha fatto un seminario e c'erano diverse persone, insomma, che hanno partecipato, e dice la birra e le sigarette viaggiavano proprio a go-go. Cioè, birra e sigarette, anche altro comunque, vabbè. E lei stessa fuma, beve e mangia anche carne, ed è un'insegnante di yoga, pensate. È una mistificatrice, però fa pagare fior di quattrini, e c'è gente che... ed è famosissima, è famosissima. Ecco, quindi un autentico spiritualista deve essere libero da queste dipendenze. Quindi quando noi vediamo tutte queste cose in uno spiritualista o in un sentiero spirituale, o almeno nei precetti sono chiare, poi può essere che magari un individuo non le segue perché non ce la fa. Nessuno di noi parte puro, noi siamo qui per migliorarci, questo è un ospedale, siamo qui per guarire dalla nostra malattia materiale. E quindi così, quindi ci vuole tempo, no? La purezza è un traguardo, non è mai l'inizio. Quindi quando vediamo queste caratteristiche possiamo concludere che ci troviamo davanti o a un sentiero spirituale autentico o degli spiritualisti autentici. Ecco, adesso faccio un riassunto veloce. Allora, ho parlato di tre criteri per valutare un percorso spirituale, religioso, di yoga, eccetera. Ho parlato di, vi ricordate, esclusivismo. Di pluralismo e di inclusivismo. Allora, nell'esclusivismo uno dichiara che la sua è l'unica via esclusiva. E quindi ciò può portare verso il fondamentalismo e il fanatismo. Poi abbiamo parlato di pluralismo che alle volte ci depotenzia, perché dice che qualsiasi via va bene. Quindi tu ti puoi creare il tuo proprio percorso. In India il feticismo è molto presente.
Bhaktivedanta Swami spiega in un commento della Bhagavad Gita che c'era un signore, lì adorano tutto. Quando comprano la macchina nuova chiamano il sacerdote, che fa la puja, no? Fa l'adorazione alla macchina. È così, sembra un po' strano. E diceva che c'era un soggetto, un individuo, che durante la Seconda Guerra Mondiale aveva fatto una barca di soldi, era un commerciante indiano. I commercianti indiani sono molto abili, ti vendono anche i sorci morti. C'era un commerciante indiano che aveva fatto soldi vendendo topi morti all'inizio. Poi pian piano si è arricchito, è diventato uno dei più ricchi di Calcutta, no? Allora lui diceva che questo commerciante aveva fatto una barca di soldi e quindi faceva la puja a Hitler. Hitler, adorava Hitler, aveva una foto di Hitler, gli metteva la ghirlandina, avete presente, con l'incensino, il porta incenso, eccetera. Non così. Perché aveva fatto soldi con la Seconda Guerra Mondiale. Ah, ok, grazie. Alle volte salto sopra qualche dettaglio, no? Quindi pluralismo, possiamo vedere questo nella New Age. La New Age è pluralismo puro. E ho fatto l'esempio dell'università, no? Nell'esclusivismo si dice la mia è l'unica università. Nel pluralismo va bene, tutti gli edifici sono università, eccetera. Invece nell'inclusivismo si dice no, non è che ci sono tanti sentieri, alla fine il percorso del Dharma è uno, però è costituito da vari livelli che sono relativi, come ho detto prima, a cosa? Alla motivazione che una persona ha, alla motivazione. E poi per concludere ho detto che sintomi dovremmo cercare in un praticante maturo di un sentiero spirituale. Allora ve li rileggo perché sono, come si dice, ripetuta iovanta, no? Ripetere giova. Allora, uno, conoscenza sistematica e profonda di Dio che risponda a tutte le domande fondamentali della vita e che stabilisca Dio come l'essenza e fine dell'esistenza. Due, amore profondo per Dio che si esprime in questo modo. Desiderio costante di adorare Dio, cantare il suo santo nome e gustare il suo messaggio d'amore. Cura, interesse ed empatia per tutti gli esseri viventi, umani e non. Vedere tutti come membri familiari nella famiglia universale di Dio. Distacco da indulgenze materialistiche e da vari tipi di dipendenze anarta. Avrei voluto lasciare tempo per le domande, però l'esposizione è molto, molto, molto vasta. Ho fatto una corsa. Spero che siate riusciti ad assorbire almeno il 25%. Sapete che gli studenti più brillanti riescono a ricordare un 25% di quello che è stato detto. Ma io sono convinto che voi siete studenti brillanti e quindi sarete... E quindi, ok, prego. Tutto ciò che hai detto, no? Ovviamente abbiamo bisogno di fondi per capire da dove possiamo prendere tutto questi dettagli, parte e poi. Quindi in qualsiasi cosa nel mondo materiale abbiamo bisogno di insegnare. Certo, di acculturarci. Giusto. Giusto. Quindi chi ci insegnerà invece? È una domanda retorica, hai già risposto tu. Infatti Prabhupada diceva sempre, abbiamo 80 volumi dove tutti gli argomenti vengono presentati. Quindi c'è, come si dice, food for thoughts, c'è cibo per pensare, quanto ne volete. 80 volumi, poi commenti sui volumi, sulla Bhagavad Gita, eccetera. Quindi c'è una sterminata gamma di materiale da consultare. Quindi se voi seguite un gruppo,
fate o parte di un gruppo o siete affiliati, cercate di capire bene i fondamenti di questo gruppo, altrimenti lo seguite in modo emotivo, in modo sentimentale. La Bhagavad Gita, già se capite bene la Bhagavad Gita è un successo, è un testo straordinario la Bhagavad Gita. Io lo studio, lo leggo da 30 anni e ogni volta mi rendo conto che non so niente. Un acharya faceva l'esempio di un sommergibile, lui diceva, faceva questa metafora, no? Lui si è paragonato, lui diceva, ho scritto un commentario sulla Bhagavad Gita, pensavo la Bhagavad Gita, insomma un testo molto fondamentale, così, molto conosciuto. Comunque, vabbè, voglio scrivere un commento sulla Gita. E lui disse, a un certo punto mi trovai a navigare nell'oceano della Bhagavad Gita. E poi si creò una falla in questa nave e questa nave iniziò ad affondare e io affondai con questa nave e mi ritrovai negli abissi. Sì, Gonita e Kijai. Disse, mi trovai negli abissi della Bhagavad Gita e a un certo punto capii che non volevo più uscire da questi abissi. Era così meraviglioso risiedere lì. Ecco, questo fu la realizzazione di uno dei più grandi maestri della tradizione indiana. Grazie della pazienza. Hare Krishna. Arrivederci.